Eccole qua, ciao a tutti farmer! Fragole e cavoli, un ottimo abbinamento. Oggi pianto delle fragole che sono da piantina, sono tutte differenti, varietà malga e varietà... Mara de Bois, le ho messe anche l'anno scorso, queste sono di orto mio. Le metto perché? Perché sapete che quest'anno sono partito a piantarle molto ma molto presto, quindi a settembre e a gennaio, radice nuda, testo le piantine perché molti di voi mi state chiedendo ma posso piantarle ora? Sì, testiamo quelle di orto mio che ho visto che sono le migliori praticamente che ci sono in giro, guardate che belle che sono e basta, incominciamo a lavorare. Perché dico che sono le migliori? Ora date un'occhiata a questa piantina qua. Allora, oltre a avere già sui frutti, che non vuol dire praticamente nulla, nel senso che vuol dire che è più avanti, ora guardate com'è ben strutturata la piantina, non è scarna, non è piccola, vedete quanti stongioni possono partire. Questa qua farà un ottimo raccolto. Questa qua è un attimino più grande, queste qua sono un attimino più piccoli, sono varietà differenti, sono un attimino più piccole, però vorrei farti vedere, partiamo dalle radici perché una buona fragola la si vede tutta dall'apparato radicale, da quello che c'è sotto, non da quello che c'è sopra. Guarda, vedi, queste qua sono appena state moltiplicate, lo si vede perché c'è praticamente, guarda che bella che è, sono ottime, un buon apparato radicale. E anche sopra, guardale, noti? Le noti perché vedi che partono, sono pronte a far partire un sacco di derivazioni. Questi che vedi sono le fragole praticamente nel fragoleto che ho. Ora, questa qua è una piantina, guarda, guarda quanti fiori ha prima di tutto, sono piene, piene zeppo. Anche qua, cioè per non farci mancare assolutamente nulla. Se le guardiamo dall'alto, guardate le varie derivazioni. Questa qua potremmo addirittura moltiplicarla, perché vedete, qua potremmo dividerla in due. Ora la lasciamo. Vedete che sono belle, ampie, rigogliose. L'apparato vegetale non è un apparato sofferente. Anche questa qua, che forse è quella un pochino più indietro, un pochino più brutta, forse perché fuori, no. Vedete, queste qua sono fragoline un pochino più brutte, questa qua è una fragolina, una fragola, non fragolina, perché dopo pensiamo fragoline di bosco, che sta molto bene perché ha un apparato vegetativo molto molto ampio. Qua ci sono gli afidi sopra, e vedi, li ho appena visti ora, vedi, quelli lì sono afidi, meglio toglierli prima che mi si ammalino le fragole. Guarda anche qua, sono ottime. Quindi dopo queste specifiche, perché ci tengo a non a darvi il massimo, a farvi vedere un po' come funziona la mia esperienza, quest'anno le consorzio con i cavoli. Dovrei aver scelto i cavoletti di Bruxelles, la consociazione è ottima sia per il sapore sia per l'aiuto contro i vari insetti, quindi farò varie file di fragole e in mezzo i cavoletti Bruxelles, che comunque andranno in altezza, quindi non daranno fastidio assolutamente alle nostre fragole. Questo è il risultato finale. Si ho aggiunto anche della cipolla, guardate,
So che magari uno può dire, mamma mia, quanto è disordinato, troppa roba. No. Più roba c'è, meglio è. Pensate alla natura. La natura nel bosco non tiene troppo le distanze. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una triangolazione, a mio avviso, veramente perfetta. Abbiamo le fragole, abbiamo i cavoletti di Bruxelles e la cipolla. Dovrebbero aiutarsi tutti. Noi sappiamo, cioè, era uscito un sacco di tempo fa un video dove dicevo la cipolla e la fragola si aiutano un sacco, migliorano un sacco il gusto, e i cavoli tendenzialmente dovrebbero tenere molto lontano alcuni tipi di insetti vari, non so quali, però continuo a leggere articoli quest'anno, mi fido, cioè vediamo, però guardate, direi che il risultato è più che ottimo. Abbiamo delle fragoline un attimino più piccole, fragole un attimino più sviluppate, però guardate, a me piace un sacco. Voi magari qua sotto nei commenti scrivetemi che consultazioni utilizzate, se vi piace, non vi piace, vi sembra un progetto fatto male, vi sembra un progetto fatto bene. A me mancano ancora quelle lì da piantare, andrò a piantarle nell'ultima vasca e basta, direi. Mi piacciono proprio tanto. Qua continua ad andare su e giù la luce, pazientate, oggi va così.